Caro Gerardo, c'è praticamente la diretta? Allora, fra poco vedrete anche il sottopancia, sicuramente creato dal nostro grande Gerardo. Pronto? Sì, pronto. Buonasera al primo, buon pomeriggio, buonasera al primo cittadino della comunità strianese, l'architetto Aristide Rendina. Buonasera, sindaco. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. E grazie soprattutto per aver accettato l'invito. Grazie Allora, sindaco, innanzitutto la invito gentilmente ad alzare un po' il timbro della voce, a te. Sì. questo è importante. Qui con noi in studio, con me c'è il collega Francesco Manno, ma poi c'è il presidente del Carnevale, appunto, della città di Striano, Nando Prospero Ferrara, che fino a pochi istanti fa. Che io saluto, Buongiorno, sindaco. buonasera. Allora, prima diceva Nando, di solito dice carristi. Lui diceva: io li reputo e li considero artisti perché a Striano mettono in opera qualcosa di veramente che va al di sopra delle aspettative, e lo paragonava ad un bimbo. Durante la crescita, poi lo vedi finalmente nascere, ed è qualcosa di veramente bello. Questo è sicuramente vero, perché bisogna, tutti quanti dobbiamo riconoscere che nel corso soprattutto degli ultimi anni, questi ragazzi sono riusciti a raggiungere degli obiettivi che erano impensabili. Effettivamente i nostri carri che questi ragazzi riescono a mettere in mostra sul nostro territorio, sono delle vere e proprie opere d'arte, perché presuppongono un lavoro non solo dal punto di vista manuale, che è eccezionale, ma anche dal punto di vista artistico, dal punto di vista mentale. Quindi c'è un lavoro enorme alle spalle di ogni carro, che ripeto, non è solo quello manuale, ma è anche quello mentale, quindi dei bozzetti, dei disegni, quindi dei lavori che durano nel corso, diciamo, dell'intero anno. Non ammiriamo nient'altro che il frutto di un anno di lavoro intenso e proficuo, e di questo penso che dobbiamo ringraziare tutti quanti noi, i ragazzi, il presidente, tutti coloro che nel corso di questi mesi, di questi anni hanno lavorato e si sono impegnati per portare avanti questa che è diventata oramai una tradizione per il nostro territorio, diciamo, un riferimento certo nell'attività, diciamo, culturale, artistica del nostro territorio. Sindaco, Sì. praticamente, ecco, quando si parla di questo, chiaramente tutto questo crea anche un indotto per una cittadina, voglio dire. Che naturalmente Noi. non è che soltanto la gente del posto, ma i curiosi, le città vicinorie e tanti altri si avvicinano a questa realtà. Una realtà che è radicata oramai da ben 34 anni. Ed aggiungo, l'amministrazione, in questo caso diretta da lei, coadiuvata da lei, è già presente in modo fattivo a gomito con questa associazione, il che significa che il carnevale è diventato, non ora da sempre, ma ancora di più probabilmente ora e per il futuro, riferimento di un'intera comunità. Ma infatti, oramai questa è una tradizione che dura da 34 anni, ma continuerà a durare, indipendentemente da chi gestisce, Certo. diciamo, l'amministrazione comunale, ma anche da chi. Chiaramente il presidente si sta impegnando, si impegnerà, ma io questo voglio dire indipendentemente anche da colui che in determinato momento si trova ad essere il presidente Certo, dell'associazione certo, certo. carnavalesca. Quindi il carnevale è una tradizione che va avanti quasi in modo autonomo e indipendente, insomma, perché il territorio estriano ha bisogno di questa manifestazione, richiama sul nostro territorio chiaramente tutta una serie di cittadini che vengono da oltre paese, quindi è diventata, insomma, un qualche cosa che ci fa onore e penso che faccia onore all'intera regione Campania, insomma. Quindi Sindaco, ci sono gli dicevo. itinerari turistici. Sì. Certo. Questo è un itinerario carnevalesco, fa parte degli itinerari che abitualmente coloro che sono appassionati a questi carri, a queste attività, hanno il territorio di Striano come punto di riferimento. Sindaco, E di questo dicevo. bisogna ringraziare questi ragazzi per la Certo, verità. questo ma l'ha fatto già prima e questa è una cosa che chiaramente le rende sicuramente onore per aver ringraziato tutti dal primo istante del Noi voglio collegamento. dire che noi, per quanto ci riguarda, chiaramente mettiamo nella loro disponibilità, loro lo sanno, voi lo sapete, dei locali, mettiamo nella loro disponibilità il nostro apparato amministrativo, quindi chiaramente tutte le forze dell'ordine, ma mettiamo anche nella loro disponibilità
quelli che è anche un impegno di ordine economico che l'amministrazione comunale ogni anno mette nelle loro disponibilità. Quest'anno è stato un impegno un pochettino più oneroso, però noi siamo contenti, fieri, felici di averlo fatto e chiaramente continueremo a farlo anche negli anni a venire. Insomma. Naturalmente l'altra volta è intervenuto il sindaco, chiedo scusa, l'assessore a ramo, la signora Rosa Rega, è intervenuto in diretta, oggi la sta facendo lei, di questo la ringrazio. Sindaco, sa, sicuramente saprà, perché da poco che vive la realtà, voglio dire, per la prima volta quest'anno, grazie anche ai sacrifici dell'associazione e non solo, dei tanti, anche di attività commerciali e non solo, di realtà radicate sul territorio, ci sarà la diretta, voglio dire, ed è una cosa che va arricchire ulteriormente, una diretta che non è stata mai fatta, che sicuramente sarà ulteriore traino, oltre a tanti special, a quello che è il carnevale. Ma questo senz'altro, di questo chiaramente bisogna ringraziare Capi Event, che ha dato la sua disponibilità, bisogna ringraziare il presidente, tutta l'associazione, ma bisogna ringraziare anche gli sponsor e quindi quelle attività, diciamo, commerciali, certo, che hanno dato, diciamo, un loro contributo per far sì che questo evento possa diventare un evento a carattere quasi nazionale, perché nel momento in cui avremo la diretta avremo una diffusione maggiore anche sul nostro territorio per quanto riguarda questo tipo di attività e questo tipo chiaramente di evento. Di cui, ripeto, noi siamo fieri e siamo fiduciosi che nel corso degli anni possa acquistare, diciamo, una rilevanza sempre maggiore anche rispetto a quelle che sono le attività, diciamo, di ordine regionale sul territorio campano. Sindaco, come sempre, devo dire disponibile, pure perché lei lo sa, gliel'ho detto già l'altra volta durante il filo diretto, lei è una persona veramente disponibile, ha un solo difetto, ma non fa nulla, voglio dire. Questo ce lo teniamo per noi. Grazie. Grazie, buon lavoro e soprattutto ci risentiamo sicuramente molto presto. Carnevale di Lazziano.